Buongiorno a tutti, un ringraziamento a tutti i presenti, soci, per questo nostro terzo incontro del progetto Salute che abbiamo instaurato all'inizio del nostro mandato. Abbiamo deciso tra le linee guida di cercare anche un percorso formativo per quelli che potevano essere i più importanti problemi che riguardavano la RAT sul piano della salute. E abbiamo fatto nel primo anno il primo incontro riguardante le IBD, le Inflammatory Bowel Disease, e un approccio iniziale alla sindrome di Wobbler. Un secondo incontro l'anno successivo su quella che era la tematica molto, sempre molto attuale della displasia di anca e gomito. E come ultimo incontro di questo nostro triennio pensavamo di riapprofondire, in virtù anche di nuove terapie, questo problema che non dico affligge la razza, però sempre più frequentemente troviamo e sappiamo di casi di Weimaraner in età più o meno adulta, anziana, che iniziano ad accusare, a soffrire di questa di questa problematica e di questa patologia. Ringrazio la veterinaria, la dottoressa Zohar, che si è resa disponibile proprio a trattare questa problematica con l'utilizzo di cellule staminali nella problematica della malattia della sindrome di Wobbler, e lascio un attimo la parola al responsabile del progetto Salute, Demetrio Medici, consigliere del Weimaraner Club, che assieme ad Eleonora Guendalini sono state le due persone che hanno un po' più gestito questo aspetto e questo progetto. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Vi propongo un saluto anche da Eleonora, che non è presente, però ci ha tenuto a mandarvi un saluto. E volevo dirvi solo due cose. Allora, perché questo approfondimento sul discorso di questa tematica Wobbler? Non perché adesso dobbiamo fasciarci la testa e dobbiamo pensare che questa sindrome sia una cosa che affligge particolarmente questa razza. Se noi, da quello che abbiamo potuto un attimo tracciare, non è che percentualmente questa sindrome sia in aumento. Ci sono più casi, perché voi sapete che la nostra razza ha avuto uno sviluppo esponenziale negli ultimi 10 anni. E siccome questa sindrome è una sindrome che si evidenzia negli ultimi anni della vita, dai 5 anni in su tendenzialmente, poi la dottoressa è più in grado di me di darvi delle nozioni tecniche, e sempre più i cani che vanno su di età hanno questa sindrome, succede che adesso ci troviamo con una casistica come numero superiore, ma come percentuale credo che non sia superiore. Cosa volevo dire ancora? Volevo dire questo qui, che il nostro compito è quello di informare, di creare cultura, tra virgolette, per quello che possiamo fare, avvalendoci però di professionisti. L'abbiamo fatto con la Lara Giordano, lo facciamo adesso con la dottoressa Dorar. Per quale scopo? Lo scopo del club è quello di non lasciare soli le persone che vanno a trovarsi questa patologia nel proprio cane. Perché? Perché purtroppo succede che quando uno arriva e va dal veterinario e ha il cane che vede che c'è qualcosa che non va, gli viene diagnosticata questa patologia, purtroppo, lo devo dire, tanti allevatori si tirano un attimo indietro per la paura sbagliata di essere poi tacciati di essere portatori di sindrome.
e così pure succede che non si è io per primo mai sicuri di quello che è la cosa che ci dice il veterinario, e allora andiamo a trovare un'alternativa in un secondo veterinario, il terzo, magari cercando di trovare quello che vorremmo farci sentire dire, che non è niente, è solo un po' di artrosi. E purtroppo così non è, quindi noi dobbiamo cercare di mettere in condizione le persone che si trovano davanti a questa patologia di sapere come muoversi, di avere dei punti di riferimento sul territorio a cui rivolgersi con certezze, perché ogni caso poi è storia a sé, ogni problematica è problematica a sé, va sempre visto non come una cosa che vale 10, ci sono tante cose che valgono da 1 a 11, quindi bisogna andare a capire dopo tecnicamente con la cultura che non è nostra ma dei veterinari a cui possiamo dare dei riferimenti che cosa fare. E questo va fatto secondo me senza fare la caccia alle streghe e senza creare dei colpevoli, nel senso che non è un peccato avere un cane che ha una sindrome di Vogler, ci è capitato, però non per questo dobbiamo né sentirsi in colpa e né incominciare a stramaledire chi te l'ha venduto. Sono cose che succedono e purtroppo anche la caccia alle streghe, al passato, non porta a niente, perché voi sapete che il passato è il passato e lo dice la parola stessa, è passato. Bisogna guardare avanti, bisogna guardare avanti e con attenzione cercare di trarre insegnamento da quello che è successo nel passato per andare a migliorare. Quindi se vediamo, siccome poi sentiremo dalla dottoressa, se ci sono delle influenze sull'ereditarietà, è chiaro che dovremmo cercare di tenerne conto, e questo tutti, soci e non soci, e per questo motivo che andremo, anche se siamo in pochi oggi qui, a divulgare, a riprendere e divulgare questo evento. E ringrazio la dottoressa che ci ha fatto un immenso favore di venire qui e avrà modo di farvi conoscere anche un caso che ha seguito, specifico di Weimaraner, che io conosco molto bene perché c'è un cane che arriva da me, e bisogna avere il coraggio di andare avanti e di fare squadra e di parlarci e di non creare troppi problemi. Se facciamo squadra qualcosa si può fare, se invece creiamo divisioni non si fa niente. Buona giornata. Grazie, vi saluto anch'io, ovviamente sono piacevolmente contenta di essere qui da voi perché mi sono resa conto che è un problema questo che affronteremo oggi, proprio dalle parole che ho ricevuto per telefono nel nostro primo contatto. Mi sono resa conto che voi che vivete da proprietari e da allevatori questa patologia la state vivendo in una maniera proprio molto drammatica. Allora, so che avete fatto questo incontro in cui vi è stato esposto le terapie chirurgiche, oggi parleremo di terapia medica, direi per il momento non ancora convenzionale, nel senso che non è la classica terapia farmacologica che ovviamente accompagna sempre la chirurgia prima, durante e dopo, ma è proprio una terapia che cerca di lavorare non solo sul sintomo, ma anche in una certa qual maniera, dove ci sono gli spazi per farlo, anche sulle cause e quindi con una piccola speranza di risoluzione del problema. Okay? In una piccola introduzione riparleremo della malattia, in modo che insomma, chi non è proprio afferratissimo sa di che cosa andiamo a parlare. Poi vi parlerò di che cosa sono le cellule staminali, della metodica che utilizziamo noi, e poi vediamo di mettere insieme le due cose in modo da avere insomma un perché siamo qui, ok? Allora, parliamo di sindrome di Vogler. Vogler vuol dire barcollamento, ok? Quindi è una situazione legata all'espressione sintomatica della malattia stessa. Li avete visti e dopo vi faremo vedere anche le foto e qualche filmato. E dal punto di vista scientifico si parla di spondilomielopatia cervicale caudale, quindi analizziamo questo nome.
Allora, intanto cervicale caudale cosa vuol dire? Nel senso che interessa le vertebre cervicali posteriori, quindi in linea di massima la patologia parte in C6 e C7, ok? Sapete le cervicali sono 7, per cui la parte più distale del collo, per intendersi. Spondilomielopatia è un nome, che cosa vuol dire? Spondilosi, quindi un problema a livello osseo, un problema legato all'artrosi, che è quella che dà dolore. Mielopatia, una patologia che riguarda il midollo spinale, ok? Quindi neurologica. Sono due problematiche importanti già di per sé, messe insieme potete immaginare com'è la problematica, giustamente. E a livello osseo abbiamo adesso, si vede la freccetta, sì. Fantastico. Ecco, come potete vedere, allora questa è la vertebra C6, ok? La sesta vertebra cervicale. Controllate, guardi, potete vedere, cioè si vede molto, molto chiaramente la distanza che c'è tra la vertebra precedente, che è la C5, e la vertebra successiva, che è la C7. Non c'è spazio articolare e non c'è ovviamente il disco che deve separare, le vertebre, è ovviamente sparito, ok? In misura più o meno grave. Vediamo anche proprio delle alterazioni a livello della contorno, della forma delle vertebre stesse. Questa seconda immagine è fatta con il mezzo di contrasto in modo da evidenziare il midollo spinale, e come potete vedere questa protrusione del disco ipervertebrale che è andato fuori sede crea uno schiacciamento del midollo spinale, che sarà appunto responsabile della sintomatologia neurologica, quindi di questa andatura molto barcollante, ok? Allora, il caso che dicevamo, appunto, per cui ci siamo conosciuti, è la nostra Ginger. Io ho conosciuto Ginger a febbraio di quest'anno, ha 10 anni adesso, e il Wobbler gli era stato diagnosticato all'età di 7 anni, con una sintomatologia già grave, per cui noi avevamo appunto, vi farò vedere l'effetto della risonanza fatta nel 2017, in cui appunto parlano di schiacciamento, di spondilosi, insomma di tutte queste problematiche importanti. Allora, questo è un fermo immagine e ve l'ho messo per far vedere, perché questa è un po' la postura classica che hanno i nostri cani ammalati di Wobbler. Il collo rigido, tenuto abbassato, e una struttura quasi tutta irrigidita, quasi tutta compatta. Perdita del muscolo a livello della spalla, questo perché? Perché da C6 e C7 escono i nervi che innervano i muscoli della spalla sovrascapolare, e quindi una delle prime patologie, cioè uno dei primi sintomi quando si ha un problema a un nervo è la diminuzione del muscolo di riferimento allo stesso, ok? Ecco, allora, quando io ho visto Ginger, ho tra l'altro filmato che vi farò vedere, è dopo un primo trattamento di ozonoterapia, che vedremo è un ottimo sostituto per quanto riguarda i farmaci che controllano il dolore, l'infiammazione, insomma ha tantissime applicazioni anche quello. Come vi ho detto un attimino all'inizio, faremo un intervento che riguarda tutto quello che c'è di alternativo rispetto alla medicina classica. Ovviamente Ginger, quando l'ho vista, era sotto terapia cortisonica, antinfiammatoria, insomma, però la situazione era veramente giusta. Io sono rimasta un po' perplessa quando l'ho vista, perché è stata portata in ambulatorio in braccio, non si reggeva in piedi, era messa sul fianco con le gambe proprio stese, cioè da sola non era assolutamente autosufficiente, infatti era sì, il cammino di sangue. No, la decisione era andare da una parte o finirla lì. Esatto, e insomma io gli ho detto con molta onestà, gli ho detto guarda, se vuoi proviamo, non, però insomma esatto, anche perché a me dispiace quando vedi che comunque nell'occhio del cane c'è comunque la vitalità, verrebbe sempre la volontà di provare, però diciamo gli ho fatto, in quel momento lì gli ho fatto solamente il trattamento con ozonoterapia, viene usato sia in infiltrazione localizzata, in miscela con sangue ozono che stimola il sistema immunitario, e per via ovviamente per infiltrazione retale. Questa è la Ginger uscita dall'ambulatorio, che già il fatto che camminasse era comunque interessante. Però adesso vi voglio, scusate gli audio che sono un po' così, però ecco. Questa andatura molto lì, sentite questo rumore. Però è andata dentro in braccio, eh? Sì, le unghie che si trascinano
sul fondo della strada, come vedete la classica andatura, per cui anteriormente lavorano con dei passi molto piccoli. Vi faccio vedere quest'altro, questo era il referto della sua risonanza magnetica del maggio del 2017. Adesso forse sì, si vede abbastanza, però come potete vedere ci sono le immagini con mezzo di contrasto, vedete, allora lei ha una... Ecco, ovviamente anche lei la patologia in C6, C7 e anche coinvolgente la prima vertebra toracica, lo schiacciamento, già comunque una degenerazione del midollo importante. Queste sono tre immagini prese in tre posizioni del collo, che vi avranno già spiegato che allora, cioè, prima fai le immagini nella posizione standard, dopo le fai in iperestensione, in iperflessione e in trazione per vedere la risoluzione o meno del problema, perché ci sono certe forme, cioè diciamo che i danni neurologici possono essere reversibili o irreversibili, come pure le forme di compressione possono essere più o meno dinamiche. Infatti il fatto che questi cani mantengano la posizione della testa abbassata e rigidità lì è per alleviare lo schiacciamento sulla vertebra, ok? Queste sono immagini di repertorio prese dai libri, ok? E appunto vedete la posizione naturale in iperestensione, in cui c'è un piccolo aumento della compressione, in flessione e qui è in trazione. Questo poi tra l'altro è un caso che è stato sottoposto a chirurgia, che però non è andato a buon fine perché si è infettato l'impianto, per cui sono state problematiche importanti. Infatti se vedete a questo livello queste vertebre qui sono proprio, come direbbe il mio collega dottor Polettini, sembra che se ne sia mangiato un topo, ok? Per cui, ecco, tra l'altro vi porto i saluti del dottor Polettini, che è a capo di tutta la nostra sperimentazione. Questo è un Doberman, uno dei primissimi che abbiamo fatto, ve l'ho messo perché non siete gli unici ad avere queste problematiche e soprattutto perché è estremamente significativo dal punto di vista sintomatologico. Testa della posizione della testa e l'andatura, passi piccoli e frequenti davanti, molto raccorciati. Incerti, anche incerti, favolosi. Sì, 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 infatti il barcollamento vuole proprio per quello, e dietro invece apertura della superficie d'appoggio e passi molto lenti, quindi c'è una completa mancanza di coordinamento tra quello che è il passo dell'anteriore rispetto al passo del posteriore. E poi spesso hanno l'ambio, cioè invece che lavorare per diagonali, per muoversi per diagonali, lavorano per laterali, ok? E questa insomma anche lei ovviamente, come età di insorgenza sapete, possono, insomma, comunque è una patologia dell'età adulta, possono cominciare già dai 4 anni, spesso sono soggetti i maschi molto grossi, molto pesanti, anche perché hanno un accrescimento importante, ok? Per cui hai questa spinta in avanti della struttura, della crescita dei tessuti, che non viene bene coordinata tra ossa, tessuto mollo, tipo appunto il midollo spinale. Questa patologia, tra l'altro, qui il wobbler, che nei cavalli viene chiamata tassia locomotoria, ce l'abbiamo anche là, io nasco come ichiatra, per cui li ho visti prima nei cavalli che nelle, ve l'ho messo un filmatino, insomma fa sempre bene, di uno dei nostri casi più eclatanti. Questo è andato anche in un congresso americano, questo caso qui. Questo è un cavallo di 10 anni che è nato con la tassia locomotoria, e anche loro hanno una sintomatologia leggermente diversa, perché loro hanno più che altro un incoordinamento del treno posteriore, una grossissima deficienza proprio nel movimento del treno posteriore, poi e cominciano da pulire, ci possono nascere con questo problema, oppure venire fuori nel momento in cui hai il primo accrescimento, sempre per il discorso che dicevo prima. Anche nei vostri cani pesanti con un rapido accrescimento, e io sono anche un po' convinta che molto dipenda da
cioè le chiamiamo a volte malattie del benessere, quando esageriamo, no? Super alimentazione, super vitaminica, abbiamo sicuramente il rischio che molte patologie proprio da accumulo, da accrescimento esagerato vengano fuori, ok? Bene, e adesso parliamo di che cosa invece ci interessa di più, cioè quella che può essere un'alternativa alla farmacologia classica nota, ok? Giusto per capire di cosa parliamo, vi faccio una piccola introduzione su quello che sono le cellule staminali. Allora, noi come Tengstem, che è il nome del gruppo per cui lavoro, lavoriamo dal 2006 con le cellule staminali. Inizialmente abbiamo appunto, siccome sia io che dottor Polettini siamo in Piatri, abbiamo lavorato, abbiamo una vasta esperienza sui cavalli e poi un po' alla volta ci siamo quasi trasferiti in maniera molto massiccia nelle problematiche del cane. E abbiamo insomma una vastissima esperienza in questo settore come proprio applicabilità delle terapie con le cellule staminali. Allora, la cellula staminale per definizione è una cellula in grado di replicarsi innumerevoli volte, dando una cellula staminale e una cellula specializzata, ok? Mentre le cellule normali, diciamo, chiamiamole normali, poi si chiameranno pluripotenti, si dividono dando due cellule identiche a se stesse, la cellula staminale ha questa duplice funzione. Okay? Allora, non tutte le cellule staminali sono uguali, nel senso tanti dicono ho fatto le cellule staminali, bisogna capire di che cellule staminali stiamo parlando, soprattutto per capire a che cosa servono e come possono sviluppare la loro azione. Okay? Allora, la prima cellula staminale è la cellula staminale totipotenti. Vedremo proprio in una piccola diapositiva che vi ho messo, sono le cellule che sono caratteristiche dell'età embrionale. Okay? Successivamente la cellula staminale totipotente darà origine alle cellule staminali pluripotenti. Come vedete c'è una freccetta per la cellula staminale e una freccetta di ritorno, ok? Il ritorno è la famosa cellula che replica se stessa, ok? Dopo una differenziazione. Allora, dalle cellule staminali pluripotenti noi otteniamo i tessuti che compongono il corpo, tutti i nostri tessuti, ok? Quindi tessuti che derivano dal connettivo, mesenchimale, tessuto osseo, tessuto nervoso, tessuto epidermide, eccetera. Diciamo hanno le capacità di creare tutti i tessuti dell'organismo. Anche a queste ovviamente vanno incontro a una sottoclasse che è quella delle cellule multipotenti, che hanno, diciamo, la possibilità di dare tessuti di una certa linea. Qui per esempio abbiamo la linea delle cellule staminali emopoietiche, quelle diciamo del midollo spinale, del midollo osseo, ok? Da cui deriva tutta la popolazione del sangue, quindi globuli bianchi, globuli rossi, eccetera. Queste sono cellule già specializzate, quindi avranno una unipotenza. Okay. Qui per esempio con un'altra specializzazione, comunque ecco, cerchiamo di ricordarci che c'è una gerarchia, nel senso che non tutte le cellule hanno la stessa potenza. Questa gerarchia è data proprio dalla potenza, ovvero la capacità di differenziarsi nei vari tessuti. Okay? Ecco, questo è quello che vi dicevo prima. Abbiamo appunto le prime fasi embrionali, dove abbiamo le cellule, sono prima 4 e poi 8, dove c'è la blastula, e questa è la fase embrionale. Però a noi non interessa, perché poi ci sono stati numerosissimi studi ormai conclamati anche in America, finalmente, perché bene o male l'America è quella che comunque dà il volo col sì o no. Ecco, le cellule embrionali sono state utilizzate in terapia perché si diceva appunto la rigenerazione, eccetera. Qual è stato il problema che si è verificato quando si usano le cellule embrionali? Le cellule embrionali hanno una capacità informativa di generare tessuti. Noi abbiamo bisogno invece, siccome siamo già individui fatti e adulti, abbiamo bisogno di rigenerare dei tessuti che già avevamo, che sono magari andati in deperimento, che appunto sono stati persi per malattia, per usura, eccetera. Quindi a livello proprio di tipologia di informazione sono due cose completamente diverse. E questo dal punto di vista clinico come si evidenzia? Le cellule embrionali creano dei teratomi, ok? Quindi delle, diciamo, delle crescite di tessuto
non idoneo a quello che serve a noi, cioè non ci serve guarire creandoci un altro problema, ok? Quindi diciamo che non sono quelle le cellule che ci interessano per quanto riguarda le guarigioni, la capacità di rigenerazione dei tessuti nell'individuo adulto, ok? Poi appunto, come dicevo prima, dalle totipotenti otteniamo le pluripotenti che possono dare le varie linee tessutali, le multipotenti sono ancora una sottoclasse fino a che abbiamo appunto le unipotenti che sono le cellule della cute, la cellula del muscolo, che è le singole cellule delle singole popolazioni, ok? Allora, nell'individuo adulto dove andiamo a cercare le cellule che ci servono? Allora, il tessuto adiposo è ricchissimo di cellule staminali mesenchimali. Le cellule staminali mesenchimali fanno parte delle multipotenti, ok? Quelle che possono dare tutti i tessuti di origine mesenchimale, che sono le ossa, i muscoli, il tessuto connettivo, ok? Il midollo osseo, anche questo ha la possibilità di avere una grossa quota di cellule mesenchimali e emopoietiche. E diciamo che il midollo osseo si usa per esempio per i malati di leucemia, fanno i prelievi di midollo osseo con poi determinate ovviamente operazioni per ottenere le cellule staminali emopoietiche. E il midollo osseo era la fonte dove prendevano le cellule quelli che hanno fatto il progetto Stamina, per esempio, ok? Poi, altra fonte molto più semplice, che è quella che usiamo anche noi ovviamente, è il sangue. Nel sangue sono presenti, allora vi parlo del sangue come sia come fonte, però queste tre tipologie sono ottenute grazie al brevetto che abbiamo noi, ok? Per cui dal sangue di solito prendono fuori mesenchimali e ematopoietiche, però hanno dei brevetti diversi, hanno delle, diciamo, proprio delle elaborazioni diverse, ok? Per cui anche qui ovviamente nel sangue abbiamo cellule mesenchimali e emopoietiche, ma soprattutto cellule pluripotenti, ok? Questo è diciamo un po' il fiore all'occhiello della nostra sperimentazione, perché? Perché dagli schemi che abbiamo visto prima, le cellule pluripotenti hanno la capacità di dare tutti i tessuti, quindi sicuramente a livello di potenzialità siamo ai level, ok? E soprattutto tra tutti i tessuti abbiamo la possibilità di interagire anche col tessuto nervoso, che è quello che ci interessa nelle patologie neurologiche. Allora, i campi di applicazione delle cellule staminali del sangue, quindi, sono un po' tutti, se vogliamo, ok? Sembra, diciamo, di dire, vabbè, abbiamo scoperto l'acqua calda, però in effetti, se noi consideriamo un aspetto, ovvero che le cellule staminali del sangue, avendo la capacità di generare quasi tutti i tessuti, ok, più o meno in percentuale, però possono adattarsi a tipologie di patologie molteplici. E una parola che mi è piaciuta molto scrivervi è prevenzione, ok? Adesso non vorrei che passasse il messaggio che sono anti-age, però insomma, in linea di massima, quando noi trattiamo i cani, soprattutto i cani un po' anziani, una delle cose che ci raccontano spesso i proprietari è proprio che, ma sai che ha ricominciato a giocare, è andato a cercare la pallina, cioè ha fatto proprio delle attività come se tornasse cucciolo, e questo è comunque un senso di benessere che viene dato, ok? Allora, questa è la foto di Ginger settimana scorsa, ok? Per cui ho fatto il filmato per vedere i risultati. Allora, già la prima cosa che appare, la testa alta, quindi la postura completamente cambiata, il tono muscolare della spalla che è aumentato, ok? Adesso le dico, io non sono molto brava a fare i filmati, però insomma. Allora, questo primo filmato è 2 mesi dopo l'inoculazione. Diciamo che di positivo c'è che, adesso sentirete anche che manca quel famoso suono di grattamento della superficie, ok? Vabbè, qua siamo sull'erba. Però il cane è tornato ad essere autonomo, ok? Considerate che non ha più preso farmaci, per cui gradatamente è stato scalato il cortisone, ok? E la gestione del dolore, perché ovviamente la sua patologia ha una componente algica molto importante, perché se vi ricordate le immagini ha quella spondilosi importante, la spondilosi è le ossa per intendersi, una contro l'altra, e quello fa molto male. Cosa che invece la compressione del midollo paradossalmente non è di per sé dolorosa, perché alla fine tu hai un nervo che non funziona, quindi non sai cosa c'hai, ok? Invece è proprio l'aspetto, l'osso e i tessuti intorno che creano invece la dolorabilità importante, ok? A
Allora, questo era appunto in prima fase, poi questo è a luglio. Ne ha fatto una volta solo le staminali, poi ogni tanto gli facciamo l'ozonoterapia, anche perché per sua fortuna si fa vicino a casa mia, quindi riesco abbastanza tranquillamente a seguirlo, ok? Ecco. Sì, sottofondo è perché avevamo chiuso gli altri cani, sennò diventava un disastro proprio. Considerate, ha 10 anni ed era 3 anni ormai che combatteva con questa patologia, per cui dal quadro iniziale ad adesso siamo molto molto contenti, okay, di come ha risposto. Considerate che non è che siamo andati lì con martello e scalpello a sistemargli le ossa, a risistemare la faccenda. Cosa è successo probabilmente? Probabilmente è successo che tutta la parte infiammatoria è stata risolta, tutta la parte di contrattura muscolare, perché poi lo sapete meglio di me, chi ha un problema alla schiena cosa fa? Contrae i muscoli e gli fa ancora più male, ok? È una forma di difesa, però alla fine è controproducente. Quindi questo hanno fatto sicuramente quella alterazione del midollo osseo che era stata vista diciamo in sede di risonanza, si è in qualche modo alleggerita come entità di danno, quindi lei ricomincia le sue attività e poi ovviamente se si riescono a muovere il processo migliora tra le due, ok? E poi la cosa che mi ha chiesto Isabella, la proprietaria del cane, la sua prima soddisfazione è stata di dirmi non devo più darle il cortisone, non devo più darle dei farmaci che alla lunga purtroppo se da un lato ci salvano in emergenza, dall'altro però ci creano degli effetti collaterali importanti. Poi vi ho rimesso, ecco questa è sempre la Ginger che mi tocca correre dietro per fare il filmato, sì infatti. E come vedete alza i piedi da terra, non c'è più il trascinamento, per cui è migliorato anche il tono muscolare proprio della spalla, la postura del collo è disinvolta, muove la coda e soprattutto poi lei adesso è tutta quasi un po' diciamo un po' più preoccupata perché i suoi gli altri sono dentro, però avete visto il passo è tornato coordinato, ricordiamoci che è un cane con una patologia comunque grave, ok? Vi faccio vedere anche il filmato del Doberman, ok? Dall'inizio alla fine e anche quello del cavallo, così abbiamo visto tutto qua. Questo è il Doberman che avevamo visto prima, vi ricordate? Allora, se fissiamo bene l'atteggiamento della testa e del collo, questa andatura barcollante proprio del posteriore, quasi che dovesse spingere avanti con questi passi lunghi a pianta allargata e questi passetti corti corti davanti proprio per... Vedete, hanno anche una volontà di andare avanti che è incredibile, no? Effettivamente vedete lo scarso tono muscolare, proprio cominciano a perdere la muscolatura. Non ne abbiamo tantissimi perché veramente a volte arrivano in una condizione molto grave, non sappiamo neanche noi se poi riusciremo o meno ad aiutarli, per cui ti manca a volte, no? Dici, aspetta che li filmo, che sembra anche poco professionale, però sono documenti che sono importanti da avere in effetti. E questi a 8 mesi dalla somministrazione, vedete come rimane subito abbastanza evidente la postura della testa. Infatti uno dei sintomi, immagino ve ne avranno parlato anche nell'altro incontro che avete fatto, uno dei primi sintomi è, a parte l'atteggiamento del collo, ma in primis proprio la reticenza a saltare, magari a saltare dentro la macchina, così, perché ovviamente il salto è un movimento di innalzamento di collo, di prime vertebre toraciche, che è proprio la regione che fa, esatto, che va incontro a un blocco totale. Faccio vedere anche il cavallo. Ecco, le dico dei cavalli, alcuni cavalli riescono comunque, perché questo era un cavallo che comunque lavorava, era stato domato, faceva il suo lavoro, sì, solo che poi appunto
dopo un po' è andato incontro anche a problematiche artrosiche, perché lavorare con i muscoli rigidi, con questo continuo barcollamento, per cui anche le articolazioni sono continuamente sollecitate, e quindi viene su delle artrosi pazzesche. Lì eravamo arrivati al punto che la mattina certe volte dovevano aiutarli ad alzarsi. Voi avete a che fare con i cani, ma dover alzare un cavallo diventa un grosso problema. Anche lui, come vedete, scarsa tonicità muscolare, soprattutto nel terzo posteriore, perché loro hanno una problematica cervicale più avanti rispetto al wobbler del cane. Loro di solito a livello di C3 e C4, e quindi hanno una preponderanza nella compressione, nella disarmonia, diciamo, del terzo posteriore, possono cadere, non riescono a fare i passi dietro, e lì soggia appunto in età più giovanile. Appunto un treno posteriore, questo è stallone, tra l'altro, comunque un treno posteriore molto acciaccato, ecco, non si direbbe che abbia 10 anni, ecco, in queste condizioni. E lì abbiamo fatto le cellule staminali e ha avuto una risposta molto molto importante. Passasse come messaggio è che è importante curare l'aspetto generale dell'animale, ok? Come delle persone, ovviamente, perché giustamente se uno va a focalizzarsi sulla patologia, perdi il contesto, perdi quello che è poi anche il senso generale di quello che può essere una risoluzione, ok? Per cui magari a volte fai delle azioni molto aggressive nei confronti di una patologia, quella patologia che magari alla sua nicchia la risolvi e vai a creare un danno superiore, ok? Quello che le cellule staminali fanno con la metodica che usiamo noi, che alla fine è veramente molto elementare, è proprio fatto in modo che le cellule vengano messe nell'organismo e vadano a rispondere alle richieste dell'organismo stesso. Per quello cerchiamo di manipolarle il meno possibile, in modo che mantengano alta la loro energia vitale, la loro energia informativa, e vadano dove serve, ok? C'è una forma di azione chemiotattica, viene definita, che è un richiamo delle cellule stesse da parte dei tessuti con più lesioni. Perché spesso, ovviamente, anche come abbiamo visto Ginger, è vero che Ginger ha il problema della malattia di Wobbler localizzata lì, però cosa aveva? Perdita del muscolo, aveva una condizione di rigidità muscolare completa, aveva, poi vi dico adesso, si vede soprattutto nella prima immagine, si vede proprio, adesso vi faccio vedere. Fatta, sì. Ecco, questo atteggiamento del collo, ma era gonfissimo il collo, cioè proprio sede di un'infiammazione importante, e questo è stato uno dei primi sintomi che è sparito, per cui ovviamente togli il gonfiore, togli l'infiammazione e cominci ad avere una visione della vita un pochino più serena, togliendo il dolore, togliendo queste cose qua, ecco. Per cui insomma questo è sicuramente auspicabile quantomeno, perché cioè come filosofia bisogna appunto cominciare a vedere di stare bene come stato generale. Cosa diceva Platone? Me lo dica. Adesso ve lo leggo. Perché magari serve anche per me. Allora.
Non dovresti curare gli occhi senza curare la testa o la testa senza curare il corpo, così come non dovresti curare il corpo senza curare l'anima. Questo è il motivo per cui la cura di molte malattie è sconosciuta ai medici, perché sono ignoranti nei confronti del tutto che anch'esso dovrebbe essere studiato, dal momento che una parte specifica del corpo non potrà star bene a meno che non stia bene il tutto. Cioè, 400 a.C., ok? Bisognerebbe ricordarsene queste cose perché in effetti sono decisamente importanti. E noi abbiamo appunto deciso di prendere questa strada, innanzitutto perché siamo ovviamente convinti che sarà il futuro e perché ovviamente bisogna un attimino togliersi dalle dipendenze, dagli effetti collaterali dei farmaci. Abbiamo patologie in cui la terapia con le cellule staminali deve assolutamente integrarsi al farmaco, per esempio patologie cardiache. Il farmaco ovviamente è salvavita e le cellule staminali nel tempo aiutano a risolvere o comunque a controllare, perché non abbiamo ovviamente pretese di guarigione, perché ovviamente ci sono delle malattie che non possono guarire, ok? Però è un controllo della malattia cercando di contenere l'uso dei farmaci, ma soprattutto di contenere gli effetti collaterali dei farmaci. Questa è allora, oggi abbiamo parlato di questa patologia in particolare, però abbiamo casi clinici, insomma, di patologie di tante altre situazioni, anche perché dobbiamo considerare che quando si tratta appunto di problematiche come nella Wobbler, quindi legati all'insorgenza dei nervi dalle vertebre, dobbiamo pensare anche agli organi di riferimento, non solo all'aspetto, diciamo, ortopedico, come la malattia di Wobbler, che ovviamente deve calarsi, si muove male, riesce a alzarsi, eccetera, c'è l'artrosi e tutto quanto, però ci sono anche i nervi che innervano ovviamente gli organi interni, per cui potremmo avere problematiche di torsione dello stomaco, problematiche cardiache, okay? Perché comunque sono i nervi che escono dalle prime toraciche, insomma delle regioni di riferimento che possono essere interessate dalla Wobbler. Ecco. Spendo un'ultima parola per parlarvi di prevenzione. A me è capitato di trattare appunto dei soggetti giovani, non sintomatici, tra l'altro una signora anche che era qui nel modenese, non sintomatici, per cui diciamo di utilizzarle in prevenzione, ok? Perché non ci sono effetti collaterali, perché è il sangue del paziente trattato in modo che venga stimolata la produzione e vengano date le informazioni rigenerative nel corpo e poi viene introdotta per via endovenosa e in parte, per esempio nel caso della ginge dove c'è la localizzazione a livello di C6, C7, T1, viene fatta con tipo una mesoterapia, quindi non è invasiva, non c'è bisogno di anestesia e cose del genere, per cui le dico, abbiamo cercato veramente di semplificare i massimi. Okay. Questo è insomma il lavoro che stiamo svolgendo, abbiamo dei risultati incoraggianti, speriamo prima o poi di riuscire a entrare anche in umana con tutte le difficoltà che potete immaginare, ecco. Però insomma questo è un po' il lavoro che stiamo svolgendo, okay? Per cui ci può essere sia diciamo, per alcune patologie un'attività prettamente legata alla terapia con le cellule staminali, anche in associazione dove c'è del dolore, dove ci sono infezioni, dove c'è bisogno di lavorare anche in altri modi con l'ozonoterapia, altrimenti lavoriamo integrandole ai farmaci che servono per determinate patologie. Ho sentito per esempio che avete fatto l'incontro sulla IBD, ecco, sono pertinenti anche in quelle forme lì, ecco, con degli ottimi risultati. Io li ho trattati, noi in Italia li ho trattati nel pastore tedesco, perché anche quello ha il suo bel da fare. Ecco. Se avete delle domande, delle curiosità, se no io... Sì. Dottoressa, mi piaceva che lei completasse un chiarimento. Lei ha parlato, toccando il discorso delle cellule, un punto dove ha parlato delle cellule del midollo osseo e delle staminali. Purtroppo c'è stato un momento storico che una certa società
ha fatto quello che ha fatto e sui media c'è stata negatività nei confronti di queste cose. Il famoso caso Scandinavia. Volevo che lei chiarisse un attimo questo aspetto, perché purtroppo la gente ascolta la televisione e hanno parlato male dell'esamine in televisione, allora è una cosa negativa. Volevo che approfondissi un attimo questo aspetto. Adesso torniamo un attimo a questo aspetto qua. Vediamo se lo trovo. No, non ho mai quello che mi serve. Allora, parliamo senza prendere parte da nessuna parte, però c'è stato un errore. Diciamo che nell'ambito di quella attività c'è stato un errore di base, che è lì che i medici si sono attaccati e hanno fatto chiudere baracche e burattini. Allora, la stamina cosa aveva fatto? Aveva preso cellule staminali dal midollo osseo, e abbiamo visto che le cellule staminali dal midollo osseo possono dare cellule mesenchimali e emopoietiche. Ok? Dove le hanno applicate? Le hanno applicate in patologie neurologiche. Quindi impossibile creare tessuto nervoso da cellule che non hanno quella capacità riproduttiva specializzata. Qualcuno, ovviamente, qualche piccolo risultato c'è stato. A che cosa può essere imputato? Non certo alla nascita o alla ripresa, alla riparazione del tessuto nervoso che non c'era, ma molto probabilmente al connettivo di contorno alle sono le cellule della glia. Insomma, diciamo che le cellule nervose sono ovviamente tenute in un tessuto connettivo che ha bisogno di essere irrorato, quindi vasi sanguigni, ecco, cellule emopoietiche, quindi diciamo tessuti di supporto, ok? È come se io gli do alla cellula una buona alimentazione per cui faccio stare bene il suo ecosistema, ma non è che ho fatto una cellula nuova, ok? Quindi il grosso problema di base effettivamente è stato questo. Loro hanno avuto la pretesa, diciamo, forse in buona fede, non lo so, però diciamo di andare a curare con un farmaco sbagliato quello che invece poteva essere curato in un'altra metodologia, in un altro sistema. Noi infatti abbiamo visto che le patologie neurologiche usando le tecniche dal sangue rispondono. Non vi aspettate miracoli, perché cioè, questa è una cosa che vorrei fosse molto chiara, non facciamo mica miracoli come l'acqua di Gurri, per carità, però diciamo è una qualche cosina in più. Possiamo dare un pochino di speranza, possiamo lavorare sulla prevenzione, possiamo fare in modo che lavorando sulla salute generale del cane, del cavallo o della persona, tutto può essere gestito in una maniera. Poi magari la malattia prende il sopravvento, però comunque noi abbiamo creato un sistema ambiente in cui non gli è facile vivere, è più facile l'aspetto, la salute, cioè se noi mettiamo a combattere una cellula sana e una cellula malata, vince la cellula sana. Se però questa cellula sana è in un ambiente sfavorevole, la cellula malata prende il sopravvento, okay? Perché ha bisogno di meno accorgimenti rispetto alla cellula sana. Per quello tante volte non si parla di malattie genetiche, ma di malattie epigenetiche, cioè che trovano nell'ambiente favorevole la possibilità di svilupparsi. Okay? Per cui cioè, bisogna anche fare molta attenzione all'ambiente, allo stile di vita, alle modalità, all'alimentazione e alla prevenzione di molte malattie che spesso fanno da contorno, fanno da base. Noi adesso stiamo facendo da qualche anno ormai uno studio abbastanza approfondito sulla malattia di Lyme. Se ci seguite su Facebook vi metto anche i riferimenti, così andate a vedervi tutte le varie cose. Abbiamo fatto degli scritti, delle ricerche, perché la malattia di Lyme è portata dalla Borrelia, che è una delle classiche malattie, una delle classiche malattie è portata dalla zecca, dalla cultura da vettori, ok? Allora, io spesso chiedo, mai trovato zecca? Ah no, mio cane non ha mai avuto una zecca, non ha mai avuto, ecco, no, è vero, perché magari non ce ne siamo accorti, eccetera. Per cui è comunque una malattia da indagare ed è una malattia che negli strascici che lascia, nella sua cronicizzazione, crea degli ambienti favorevoli
alle altre malattie, anche alle malattie neurologiche, perché appunto c'è la neuroborreliosi che è una forma neurologica che spesso troviamo appunto in concomitanza con queste patologie. Sentivo ieri tra l'altro un intervento che hanno fatto su Ozi, l'uomo delle nevi, l'uomo dei ghiacci di 5.000 anni fa, e tra le varie patologie lui era affetto da malattia di Lyme 5.000 anni fa. Per cui insomma, cioè dire che non c'è o dire che non è possibile che l'abbia presa ma nessuna zecca, cioè, ecco, questo potrebbe essere uno dei tanti accorgimenti. Volevo toccare altri due punti. Uno è il benessere. Però lui no, io che per lui. Uno è il benessere del cane e uno è il benessere del portafoglio del padrone. Allora, parliamo di benessere del cane. Da quello che ho potuto capire io con quello che ho visto con i miei occhi, c'è una grande differenza fra sottoporre il cane soggetto a queste problematiche ad interventi chirurgici e a cure di questo tipo. Fermo restando che ogni soggetto, ogni problematica è storia a sé e quindi non prendo per niente anche altre cure, anche chirurgiche, anche se io ho i miei punti di vista personali, ma non posso certo andare contro nessuno, però per il benessere del cane. Lo so, diciamo che se la chirurgia va a buon fine, in teoria è risolutiva, perché comunque tu vai a togliere la causa, nel senso, come abbiamo visto dalle immagini precedenti, no? La causa qual è? Per esempio nella prima immagine lo schiacciamento delle due vertebre, protusione del midollo, schiacciamento del midollo spinale, del disco, schiacciamento del midollo spinale. Ovvio, tu vai a fare una chirurgia, ristabilisci le distanze e hai risolto il problema. Ovvio che c'è, a parte i costi, c'è un percorso post-operatorio importante. Ogni volta che tu vai a fare della chirurgia crei un'infiammazione, e creare un'infiammazione in un tessuto nervoso è una cosa pericolosissima. Ok, sapete le patologie della testa, no? Quando ci sono un trauma cranico, una cosa del genere, non è che il problema è che si è preso una botta sul cervello, il problema è che se si crea un'infiammazione con un accumulo di liquido, qui la testa non si dilata, per cui si schiaccia quello che c'è dentro, ok? Quindi queste sono problematiche. Io le dico, non ho esperienza chirurgica in merito. Sono interventi che fanno anche sui cavalli con dei costi pazzeschi e con dei risultati sicuramente, sicuramente la differenza che io ho potuto vedere è il post-operatorio. Il post-operatorio è difficile perché sono cani comunque di 30-40 kg e bisogna tirarli su con due asciugamani, con due persone tutti i giorni, portare a fare i loro bisogni. E la differenza tra queste terapie e le altre è evidentissima, perché questo Ginger ha acquistato indipendenza, prima bisognava fare così. Esatto. E anche economicamente devo dire che da quello che mi è sembrato di capire ci siano delle differenze molto molto importanti, per cui mi sento di dire a queste persone che vanno incontro a queste problematiche, valutate, informatevi anche su questa possibilità di cura, niente di più, non rinnego niente, ma è un'altra possibilità che si offre, un altro riferimento che si offre a queste persone, e questo è il nostro obiettivo. Tant'è che uno non esclude poi l'altro, nel senso che uno può essere staminare e poi a un certo punto dire... Sì, ci possono essere dipende dalla problematica, dipende da troppi fattori, non sta a noi dirlo, però... si offre qualcosa in più. Diciamo che ecco, questo è un trattamento che comunque crea un beneficio all'animale, perché comunque se anche non andiamo a risolvere strettamente questo problema, lo stato generale del cane se ne avvantaggia, ok? Quindi anche in previsione di una chirurgia hai comunque una cosa interessante. Io
come vi dicevo, ho più esperienza per quanto riguarda i cavalli, facciamo chirurgia sui cavalli e c'è molta ortopedia nel cavallo. Spesso noi dobbiamo fare dei curettage articolari, okay? Ci sono dei frammentini, i famosi chip, eccetera, che vengono fatti. Non sempre vengono fatti immediatamente, per cui tante volte, anche perché magari non danno ancora una sintomatologia importante, il cavallo è ancora usabile, eccetera, allora si lascia lì e si farà l'intervento quando c'è. E di solito il chirurgo diventa matto, perché ovviamente tu, se hai un corpo estraneo, chiamiamolo, diciamo, un piccolo frammento che crea un'infiammazione cronica dell'articolazione, quando tu vai dentro con gli strumenti per l'artroscopia ti trovi praticamente nella selva oscura, okay? Perché è pieno di villi, tutte le azioni della sinoviale articolare. I cavalli invece, guarda, li facciamo perché ovviamente siamo di riferimento, i cavalli che vengono tenuti diciamo curati con le cellule staminali e infiltrazioni particolari, il chirurgo è contento perché poi si trova una situazione articolare comunque dove c'è stata la gestione dell'infiammazione cronica, e questo è già un buon aspetto, che per cui la chirurgia diventa molto più leggera, più facile, e anche l'articolazione, diciamo, dove è possibile c'è uno stato di salute mantenuto. Dopo le forme patologiche particolari, insomma, ripeto, non abbiamo mica scoperto le lesioni di lunga vita, però insomma, tutto quello che può aiutare senza creare danni, ben venga, ok? E questo lo dico, cioè noi lavoriamo proprio in questa, in quest'ottica qui. Io volevo chiedere a livello proprio pratico in cosa consiste in realtà il trattamento dell'inoculazione e anche dell'altra terapia. Allora, solitamente sì, noi ci vediamo, ci si vede diciamo in un primo incontro, anche perché spesso ovviamente sono cani che arrivano già con delle cartelle cliniche, con tutto il loro iter notevole, quindi cioè, non è che ho bisogno di fare io personalmente o il dottor Polettini accertamenti, okay? Oppure se abbiamo bisogno di qualche altra informazione arrivano già con tutto quello che serve e si fa in quella sede il prelievo di sangue, poi ci servono 72 ore per la deprogrammazione cellulare, ok? E dopodiché bisogna inocularle, e quello ovviamente prima si fa, rispettando i tempi, certo. Meglio è, perché lavoriamo ovviamente con sangue fresco, quindi non dobbiamo aspettare, ecco, ovviamente è refrigerato, tutto quello che c'è bisogno, però comunque se si lavora sul fresco, per cui diciamo ci sono un po' di queste problematiche di tempistiche, certo. Perché viene un po' lontano, bisogna fare della strada, però insomma riusciamo, ecco, in qualche maniera la disponibilità c'è. Per quanto riguarda la frequenza di somministrazioni, eccetera, anche questo è in relazione sia allo stato clinico iniziale, alla patologia in corso. Per esempio, nei casi di Wobbler, di solito un trattamento a 6 mesi, a 8 mesi, adesso Ginger avrà bisogno sicuramente di un richiamino, ok? Però magari cani che hanno una sintomatologia leggera, oppure che non hanno ancora sintomatologia per cui li uso in prevenzione, li puoi fare una volta all'anno, anche perché vi ripeto, è come fare una bella cura ricostituente, alla fine non è una manovra invasiva. Purtroppo noi non abbiamo quasi mai i referti di risonanza, TAC e quant'altro post intervento cerebrale staminale, per il semplice fatto che non sta così bene, così, per cui insomma di solito sì, ci mancano quelli, infatti ci accusano, ah, sono poco scientifici, adesso non è che possiamo andare a costringere altre cose, si tratta di una radiografia, si fa, però insomma, già la risonanza, il metodo di contrasto è tossico, quindi insomma tutto quello che si può evitare di chiamare, ecco. Però insomma, questo è. L'inoculazione di per sé avviene intravenosa? Cioè. Allora sì, una parte la facciamo intravenosa, a meno che non siano cani molto molto debilitati, perché insomma tu metti un po' di benzina super, ok? Per cui ecco, però in linea di massima sì, sono situazioni che facciamo una parte endovenosa, proprio per il discorso che dicevo prima di lavorare sul tutto, certo. E poi una parte localizzata nelle sedi perilesionali, ecco, infatti nella regione delle ultime cervicali, nel caso della ginger, nel caso dei bordi in generale, ecco. Okay. Tanto, come vi dicevo, la documentazione ce l'abbiamo, quindi sappiamo praticamente quasi tutto di questi cani, ecco, quindi fa così. E poi vi ripeto, ci sono varie malattie che possono essere prese in considerazione,
dalle miocardiopatie, dalle forme appunto di BD, tutte le malattie ortopediche, le displasie, insomma, se voi considerate la terapia con le cellule staminali non solo nell'ottica di andare a gestire un male estremo, possono essere utili proprio nell'accrescimento, nel modulare l'organismo stesso, ecco, ci stanno dando veramente molte soddisfazioni. Quindi la progressione parte dai 4 anni, no? Da questo tipo di patologia sì, in linea di massima sì. Allora, di solito, siccome appunto c'è la fase di spondilosi, le patologie ossee non sono velocissime nello svilupparsi, ok? Cioè, non sono cani che fanno le Olimpiadi, per dire, per cui ecco, hanno un tempo di insorgenza. Poi, ovvio, lo sapete meglio di me, ci sono delle conformazioni anatomiche che ovviamente stimolano determinati distretti piuttosto che altri. Infatti, ne parlavamo prima, per i Wobbler le razze che vanno incontro a questo tipo di patologia sono appunto il Rottweiler, il Doberman, che bene o male ha quello tipo di struttura, di collo un po' lungo, con la testa un po' importante, eccetera. Anche nei cavalli ci sono delle morfologie più specifiche, dove sai che questo qui probabilmente potrebbe essere. Però vi ripeto, poi da lì al fatto che si esprima la malattia, c'è anche una causa ambientale, okay, che può predisporre o meno a questa condizione qui, ecco. Qui vanno un po' valutati. Ok? Grazie. Comunque tutte le cose che vi ho raccontato sono, noi abbiamo un canale YouTube per i casi clinici e se iscrivete Polettini, che è il capo staminale su YouTube, e se no c'è la pagina di Polettini su Facebook, dove anche ci sono molte cose che lui spiega, racconta, è molto interessante per avere una bella... E siete presenti in quali centri? Padova? Allora, io sono a Padova, sono un pochino più stanziale, tra virgolette. Dottor Polettini sì, è una trottola, lui va in giro dappertutto, per cui diciamo che lui è a Roma, abita a Roma, c'è pochissimo, però abbiamo, diciamo, questi due punti di riferimento e poi insomma, ci si mette d'accordo, ci sono delle volte ci spostiamo noi, ecco. Tanto siamo abituati ad andare in giro perché i cavalli vai a domicilio, quindi non si può fare altrimenti, ecco. Bene. Va bene? Grazie. Grazie a voi.